Grazie signor Presidente, signor Sindaco, onorevoli giunti e colleghi consiglieri. Mi soffermerò solo sull'argomento delle controdeduzioni della Regione. Ecco, pur condividendo l'impostazione delle controdeduzioni e delle riserve regionali e dalle osservazioni dei cittadini che questa sera sono poste all'esame del Consiglio Comunale, ritengo far rilevare, come d'altra parte è emerso in sede di discussione nell'argomento della seduta della seconda commissione consigliare della scorsa settimana, le perplessità conseguenti alla riserva numero 4 pervenuta dalla giunta regionale. Tale riserva è inerente a tre modifiche, il numero 3, il numero 5 e il numero 11. Parlo di modifiche e non di osservazioni di questa sera. Proposte con la variante adottata in merito a piccole situazioni residenziali di limitata superficie e che sostanzialmente proponevano la risoluzione di problemi puntuali a conoscenza dell'amministrazione, in quanto erano pervenute specifiche richieste da parte dei cittadini. È evidente che le controdeduzioni alla riserva regionale di argomento risultano corrette dal punto di vista tecnico e formale. La riserva, che è finalizzata a salvaguardare il principio di parità di opportunità e di trattamento tra i soggetti obbligati all'attuazione indiretta degli interventi consentiti e quelli legittimati all'attuazione diretta. Ma sicuramente ci impongono di vedere modifiche, così dice appunto in sede di dice dal numero 4, di rivedere queste modifiche, il cui fine era di eliminare problemi di cittadini che erano emersi in fase di attuazione del piano regolatorio. E questo mio intervento, molto breve, brevissimo, dico la verità, è finalizzato unicamente ad impegnare l'amministrazione comunale affinché i problemi sopra citati possano trovare soluzione con la variante di servizi che il settore tecnico sta per il momento già in fase di esposizione e che prossimamente verranno esaminate dal Consiglio Comunale. Ecco, così si può dare attuazione a quella che è quello che dice anche la controproposta, che è di rivedere alla ricognizione dei vincoli procedurali. Quindi una volta attuati questi, ecco, qui si può dare anche attuazione a questo. Grazie.